Noi come Tetris ci occupiamo della realizzazione di spazi interni. Non realizziamo la scatola, realizziamo l'interno della scatola. E questo per principalmente uffici, alberghi, scuole, settore logistica. Il real estate in generale, e questi in particolare, ha cicli lunghi. Per lunghi intendo per quello che ci riguarda, per gli interni, una decina d'anni. Dopo 10 anni un ufficio si rinnova, un albergo rinnova le camere. La scuola è un po' più lungo. Quindi diventa evidente che le decisioni che prendiamo oggi avranno un impatto per i prossimi 10 anni. I prossimi 10 anni, appunto, ce lo dicono tutti, sono chiavi per il futuro del pianeta. I politici, alcuni parlano di 10 anni, Macron, altri sono meno precisi, Trump. La scienza dice da 10 a 20, comunque un periodo estremamente breve per i tempi del real estate. E quindi ognuno deve contribuire per il mestiere che fa e ognuno deve contribuire adesso. I protocolli sono molti e oggi tutte le grandi certificazioni legate al real estate prendono in considerazione gli aspetti della sostenibilità, che sia LEED, che sia BREEAM, che sia SCA o che sia per esempio i Well Building Standard che noi applichiamo. Mi soffermo un attimo su questo perché in qualche parola riassumano bene quali devono essere le guideline in materia di realizzazione di immobili e di interni oggi. Parliamo di 10 criteri, loro stessi sono suddivisi in altri e arriviamo a 108 criteri. Non ve ne cito 108, ma alcuni di questi 10 sono l'aria, sono l'acqua, sono l'alimentazione, sono ovviamente la luce, sono il movimento. Il movimento all'interno dell'ufficio, favorire delle posture diverse per il benessere delle persone, il movimento anche all'esterno del luogo di lavoro, come per esempio il semplice fatto di mettere a disposizione dei posti per le biciclette, pensiamo a tutte le scuole che non le hanno nemmeno. Un altro aspetto è il comfort termico, l'acustica. Molto importante la natura dei materiali che utilizziamo, che devono essere materiali riciclati, riciclabili, che provengono della zona di referenza. E torneremo su questi aspetti un po' più avanti. In che modo? Realizzando uffici a basso impatto energetico e applicando delle regole di vita, direi, che partono dalla progettazione a poi l'operatività dell'installazione, che tengano conto della diminuzione degli sprechi, cioè il cosiddetto design low waste. Parliamo appunto della progettazione a basso impatto energetico. Oh, in parole semplici, si tratta di sfruttare il più possibile la luce naturale, si tratta di utilizzare impianti di ultima generazione, si tratta di sfruttare la tecnologia che ci permette di utilizzare sensori per regolare la luce in funzione della luce esterna, di aprire, chiudere tende e tapparelle, di monitorare la qualità dell'aria. E quindi in senso generale di ottimizzare i consumi di energia.
Un altro aspetto del basso impatto energetico è sicuramente il design biofilico. Invece di mettere una parete, pensare alle piante. Per favorizzare la qualità acustica di un ambiente, pensare alle piante di nuovo, alle pareti verdi, che migliorano anche la qualità dell'aria e che quindi aiutano gli impianti. Abbiamo già parlato della luce naturale, questo diventa veramente fondamentale, in quanto oggi uno spazio di lavoro deve essere il più possibile integrato all'ambiente nel quale si trova. Un altro aspetto che ho citato prima è diciamo, l'atteggiamento low waste. L'atteggiamento low waste cosa significa? Significa utilizzare dei materiali riciclati. Per esempio, abbiamo realizzato gli uffici di GLL a Manchester, dove le sedie sono state tutte riciclate, quindi sono state ricondizionate e pulite ovviamente, rimesse a posto e integralmente riutilizzate. Abbiamo riutilizzato la moquette per diciamo, ottenere un buon effetto acustico nei luoghi dedicati alla comunicazione. Abbiamo dei piani di lavoro, della reception, della cucina, realizzati con dei vasetti di yogurt riciclati. Il soffitto e i pavimenti sono realizzati con plastica riciclata. Altra illustrazione del low waste. La discarica. La discarica non è obbligatoria. Molti materiali si possono riciclare. Abbiamo partecipato a un progetto a Bolzano nel quale sono state per esempio riutilizzate le pareti di vetro invece di buttarle. Ci abbiamo applicato dietro una pellicola e queste pareti sono state utilizzate come lavagne. Alcune porte sono state utilizzate come bacheche. Abbiamo anche lasciato la maniglia per appendere alcuni elementi. Bisogna pensare al riempiego del materiale. Bisogna pensare che c'è gente che non può comprare i materiali nuovi, gli arredi nuovi, e quindi bisogna pensare alla donazione. Bisogna creare dei circuiti virtuosi in cui si riciclano arredi e materie. Il recupero, secondo me, è una delle sfide del futuro. La scelta dei fornitori virtuosi è assolutamente fondamentale. Cioè, bisogna verificare che i fornitori stiano attenti alla loro impronta carbonio. Abbiamo fornitori che sono già impegnati ad avere un'impronta carbonio neutra. Abbiamo addirittura fornitori che sono già in impronta carbonio negativa, come Steelcase. Bisogna anche stare attento all'utilizzo dei materiali da parte del fornitore. È bello usare dell'alluminio come questo tavolo perché l'alluminio è riciclabile praticamente in eterno. Ci sono fornitori che danno dei prodotti che contengono già più della metà dell'alluminio riciclato. Quindi se è riciclato vuol dire che esiste la filiera di riciclaggio e questo è fondamentale. Altri fornitori come Interface, che è un fornitore di moquette, si impegnano a ritirare il prodotto e a riciclarlo in fin di vita, quindi fra 10-15 anni. Quindi i fornitori devono darci queste informazioni, come devono dare delle informazioni sul singolo prodotto. Ci sono dei format internazionali che sono dedicati a questo, uno è l'EPD, Environment Product Description, e dobbiamo essere esigenti con i fornitori e non focalizzarsi solo sul costo, però sull'impatto per il futuro dei beni che acquistiamo.
Le sfide sono numerose, cercherò di essere molto breve. Abbiamo delle sfide burocratiche, semplicemente le certificazioni. Un materiale recuperato su un mercatino che andrebbe benissimo in una zona relax non è certificato, non ha nessuna documentazione. Quindi bisogna fare uno sforzo in questo senso ed essere sicuro che sono i materiali adatti all'ambiente dove li mettiamo e magari provvedere a migliorarli. La sfida principale è sicuramente il grado di attenzione all'ambiente. Cioè, molte aziende oggi sono estremamente attente al loro impatto sull'ambiente, ma tante non lo sono assolutamente, cioè anche diciamo alcuni settori come nel pubblico ne possiamo trovare, sono molto più attenti al prezzo che all'impatto sull'ambiente degli interni che possono realizzare. Quindi cioè la difficoltà oggi è di coinvolgere tutti e che tutti abbiano questa consapevolezza che il tempo è contato e che bisogna agire adesso. La nostra ambizione è realizzare degli spazi di lavoro che migliorino gli spazi precedenti ovviamente, ma soprattutto che migliorano il domani. Cioè noi dobbiamo avere un impatto che non sia neutro, ma che sia un miglioramento dell'ambiente. E il nostro lavoro quindi è di aiutare i nostri clienti in questo impegno a lungo termine. E bisogna rendersi conto che non è solo per il lungo termine, ma è anche per l'oggi. Cioè un ambiente migliore che da più well-being alle persone che lavorano dentro, ha per effetto di sicuramente migliorare la produttività, sicuramente attrarre i talenti, oggi anche trattenerli ovviamente. Oggi tutti siamo diventati molto più sensibili ai temi dell'ambiente e quindi se il nostro datore di lavoro, il luogo di lavoro soddisfa le nostre esigenze in materia, ci rimarremo più volentieri. Quindi migliorare l'ambiente ha un effetto sul domani, ma a beneficio di tutti immediatamente. E un ultimo aspetto, cioè, ne ho parlato prima, ho parlato di sensori, ho parlato di riciclo dei materiali. Un altro aspetto è che i costi di gestione, i costi operativi di un'installazione fatta secondo questi criteri sono più bassi e saranno più bassi per i prossimi anni, per tutto il ciclo di vita di questa installazione.